L'importanza dei dati nei business. Oggi affrontiamo questa tematica che è essenziale perché, come dice qualcuno, senza dati quello che hai è solo un'opinione e nel business e nel marketing è molto molto pericoloso perché troppe volte ci facciamo influenzare magari dall'entusiasmo o in altri casi dalla demoralizzazione e vediamo tutto nero o tutto bianco. Quello che a noi in realtà interessa sono solo i dati, quindi le prove che abbiamo a sostegno o contro alle nostre idee. Per cui quando analizzi una campagna di marketing, l'andamento di un business eccetera, devi necessariamente fare riferimento solo ai dati. Quindi oggi inizia a farti queste domande che sono assolutamente fondamentali. 1. Quanti nuovi clienti hai avuto questo mese o il mese scorso? Questo dato da solo ti fa capire se l'andamento è positivo, negativo o stagnante. Domanda numero 2. Quanti clienti sono ritornati questo mese che avevano già acquistato da te? Questo per i business ricorrenti è un elemento fondamentale. Riuscire a capire qual è la frequenza con cui i clienti tornano da te è un numero di assoluta importanza. 3. Banale, il fatturato. Questo mese hai fatturato più del mese precedente oppure sei in calo? Anche questo è importante per riuscire ad avere una panoramica, diciamo, completa di come sta andando il tutto. Questi dati però da soli, dal mio punto di vista, non sono sufficienti perché per analizzarli correttamente devi metterli a confronto delle azioni che stai facendo. Perché questo mese puoi aver avuto magari 100 nuovi clienti, ma hai investito 10.000 euro di pubblicità. Il mese prima hai avuto 90 nuovi clienti, quindi un po' meno rispetto al mese nuovo, ma non avevi investito nulla in pubblicità. Quindi questi 10.000 euro che hai investito sono stati un investimento positivo per avere questi 10 clienti in più oppure no? Insomma, è importante sempre avere sotto controllo tutti i numeri perché, ripeto, senza i dati quella che hai è solo un'opinione e oggi è pericolosissimo perché tutti vogliono esprimere la propria opinione, le proprie idee, ma senza dati alla mano sono solo parole campate per aria. Quindi inizia ad analizzare quello che stai facendo, le azioni che stai facendo e i risultati che queste azioni ti stanno portando. Cerca di confrontare il tutto e di tenere sempre sotto controllo tutto quello che stai facendo perché solo così riuscirai ad avere una visione chiara dell'andamento che sta prendendo il tuo business e la stessa logica si applica in realtà anche alla tua vita. Quindi inizia a ragionare sotto quest'ottica. Smetti di avere delle idee, ma cerca delle conferme nei tuoi dati e a questo punto decidi le azioni che potrai andare a fare per cambiare la direzione o continuare a seguire quella che stai percorrendo. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, e come sta andando il tuo business? Molti imprenditori rispondono bene o male in base al fatturato del mese precedente o degli ultimi mesi. Il problema è che questa è una visione molto miope perché ci sono tanti fattori, come dicevo, da considerare. Uno, l'andamento del mercato in generale. Siamo in una situazione in cui molte persone, a causa dell'aumento dei prezzi, delle bollette, eccetera, hanno dovuto stringere la corda. Ad esempio, nel mondo della ristorazione si è stimato un calo del 13%. Benissimo, significa che se tu hai avuto un calo del 5%, potresti dire, non è andato molto bene, ho fatto meno del mese prima. In realtà, guardando la situazione complessiva, potresti affermare di essere andato meglio. Inoltre, potresti avere un business in cui, dopo che hai trovato un nuovo cliente, questa persona ti porta il grosso del suo valore, quindi ti fa guadagnare davvero tanto dopo diversi mesi e questo mese potresti avere fatturato meno del mese precedente ma aver portato tantissimi nuovi clienti che in prospettiva ti porteranno davvero un incremento ma solo nei mesi successivi. Quindi non sempre ad un'azione risponde una reazione immediata, anzi nella maggior parte dei casi, soprattutto quando si fa marketing, le azioni che fai oggi ti portano un risultato, diciamo, in un periodo medio o lungo. Quindi inizia a farti queste domande e rifletti su questo perché è veramente veramente importante. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!